Ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente siamo alla finale di conference, non finale NBA, mi raccomando, finale di conference, quindi se vogliamo alla semifinale NBA, per farvelo capire in breve. E appunto andiamo a vedere la griglia. State continuando sul canale Twitch in live e anche qui nei commenti a parlare delle squadre del futuro. Come sapete, Miracle Man ha il contratto di un anno e quindi ci sono grosse possibilità che lasci i Lakers. Anzi, sì, è molto probabile, perché appunto almeno cambiamo un po' e giocheremo in altre squadre. Le squadre sono le solite, quelle candidate all'arrivo di Miracle Man, ma vi state veramente sbizzarrendo. La cosa che mi fa piacere è che oltretutto state mettendo anche una motivazione seria sotto, non la solita e perché con i Lakers è troppo facile e quindi devi andare in una squadra di merda. No, perché giocheresti con questi giocatori, perché potrebbe essere divertente vedervi insieme, anche perché, ragazzi, uno dei miei obiettivi era andare agli Hornets. Vi dico la verità, Charlotte Hornets era una delle candidate insieme alle altre squadre che avevo detto. Il problema appunto degli Hornets, ragazzi, è che poi in squadra non avrei nessuno con cui giocare. Adesso non so se gli Hornets qui si vedono, perché forse queste sono le squadre qualificate ai playoff. O Batum, Bridge, cioè dai, l'unico con cui mi piacerebbe giocare, vi dico la verità, è Biombo. Però a parte tutto, a parte Biombo è tutto... E tutto il resto, cioè, è molto difficile riuscire poi a capire cosa vuol dire qui il tetto in una squadra del genere, a meno che poi nel secondo anno non venga boostata con qualche rookie inventato dalla CPU importante. E quindi le squadre rimangono sempre quelle, ragazzi, rimangono sempre quelle le squadre. E ve le dico subito, quindi il parco delle squadre in cui potrei andare nella seconda stagione sono i Dallas Mavericks, però sempre con il rischio che Doncic cambi squadra, anche se è una roba rarissima, però c'è il rischio perché anche lui ha il contratto di un anno. I Brooklyn Nets, in modo da giocarmi il ruolo di guardia e play insieme a Kyrie, quindi praticamente io e Kyrie ci scambieremmo i ruoli, o io faccio il play e lui la guardia, o lui il play e io la guardia. I Pelicans, per continuare l'era dei giovani, questa idea dei giovani, ma sarebbe un po' troppo scontato andare qui, proprio per l'idea dei giovani. Quindi praticamente avremo Ingram, avremo Zion, Favors, Lonzo Ball sarebbe in panchina, o lo potrei anche spostare come guardia, questo non lo sappiamo assolutamente, potrei mettere proprio Lonzo come guardia. Redick e Okafor, ragazzi, ma anche Ace, quindi... Di giocatori ce n'è interessanti anche qua. Dei Pelicans però non mi piace la squadra, nel senso proprio i Pelicans, non i giocatori che ci sono dentro. Ai Clippers ci stiamo per giocare contro, proprio perché finalmente riuscirei a giocare con uno dei miei giocatori preferiti, che è Kawhi Leonard. E ci ho provato la scorsa stagione perché ho detto, vabbè, nel 2K20 vado ai Toronto Raptors, così gioco con Leonard. E poi Leonard è andato ai Clippers, quindi mi ha fottuto. Però anche giocare qui sarebbe bello, perché avrei comunque loro due e sarebbe divertente comunque duettare con loro. E sarebbe veramente figo da provare a portare magari un anno i Lakers e l'anno dopo i Clippers. Sarebbe clamoroso. Altra squadra che potrebbe essere interessante sono i Grizzlies. E duetto con Morant, quindi io potrei fare la guardia o lui la guardia. I Miami Heat, qui sinceramente vi dico la verità, a me piacerebbe giocare con Adebayo e non con tutti dicono così giochi con Butler, fotte niente, io vorrei giocare con Adebayo sinceramente e con la maglia di Miami. E basta. Sono queste le squadre che un po' mi balzano nella testa, ecco, ve le ho dette un po' tutte. Quindi qui potete sbizzarrirvi assolutamente, ma ora andiamo alla partita. Perché vi ho messo tutto sto ragionamento prima di questa partita? Perché so che i video di NBA li guardate con affetto, con a volte anche hype, aspettandoli, e quindi sono sicuro che partirà una bella discussione nei commenti, una discussione seria, una discussione di gruppo per decidere tutti insieme la squadra. Poi magari vi farò fare anche una votazione, però qui, ragazzi, vi assicuro che se sono commenti seri li leggo tutti, per capire un po' anche che cosa vorreste vedere in una seconda stagione, calcolando che
Vi ripeto, Charlotte era una delle mie squadre dove volevo andare, ma sarebbe veramente un quintetto strampalato, per dire poco. Cioè, non c'è un... Non c'è un... Non lo so. Non c'è un ragionamento qua, secondo me. Anche se tantissimo ci vorrei andare, vi dico la verità. Attenzione perché questa è una partita importante, questo è un ingresso importante, ragazzi. E Derby Losangelino, finali di conference, gara 1.2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. Raga, vi voglio pomposi. Ora basta. Ed eccolo qui, l'energia, il cervello, i muscoli. No, i muscoli no. I muscoli no. Però, uno dei protagonisti della stagione strepitosa dei Los Angeles Lakers. Bam! Lo stadio si devasta. Los Angeles Clippers. Los Angeles Lakers. Attenzione a Paul George, a Kawhi Leonard. Attenzione a quei due ragazzi, possono fare male. Macchia gialla nello stadio, fatto apposta per disturbare la vista di qualsiasi tifoso e giocatore dei Clippers. Attenzione, guardate quanto è giallo, è incredibile. Lo stadio è stracolmo e Miracle Man subito giocoliere, esalta i colori. Guardate quanto è giallo anche davanti, è stupenda questa cosa. Schemino devasto. Sfrutto il blocco. Attenzione. Ah! Però lo schema c'era, dai. Miracle Man, il crossover ai danni di Beverly. La palla è per LeBron James, ancora contro Paul George. Oh, questa volta ce la fa e regala l'assist a Miracle Man. 6-2, 3 tiri per loro, nemmeno un errore. Incredibile come hanno iniziato la partita. Ma Miracle Man, boom! Mette in chiaro le cose con un dai e vai con LeBron James. Williams, Beverly. Beverly, non lo fare, non lo fare, Beverly, perché te lo prendi dove sai, te l'ho detto. Te l'ho detto. Ok. Ripartiamo, palla per Miracle Man che con un'accelerazione di... Shakalaka! Ma che cacchio ha fatto qua? Un cambio di passo devastante. Proprio nel momento in cui gli altri cambiavano direzione. Bisogna approfittare di queste cose. Mamma mia, è il partito. È il partito. Palla ancora per LeBron James in taglio dentro. La perfezione di un assist. E stava quasi sbagliando. Buona lì, buona lì. 14-13. Iniziano un po' di rotazioni. Esce Harrell. E credo che uno dei problemi proprio dei Clippers sia la rotazione. Una volta che dovranno far riposare determinati giocatori, rischiano molto. Mentre noi anche in panca abbiamo veramente una fisicità pazzesca. Ma ragazzi, se abbiamo retto finora, intanto ancora LeBron James, boom! Questo è un asse importantissimo. Il lancio per LeBron è qualcosa ormai di clamoroso. Vedete quando vi parlavo di cazzeggio cosa intendevo? Che io non forzo, non è che voglio fare tutti i punti io o che gioco tutta la partita con la palla in mano io. Mancano 4 minuti, ho fatto solo 4 punti. Quindi, cioè, non è che gioco solo io, ragazzi. Io sono il play, ovviamente ho quasi sempre la palla in mano, ma... Oh, 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 LeBron! Boom! Sta distruggendo il canestro, grazie anche ai 4 assist di Miracle Man. Attenzione, Paul George prova a stare dietro a Miracle Man. Miracle che poi fa un crossover, la taglia dentro per LeBron James, che non ha problemi. Attenzione perché veramente Miracle e LeBron oggi stanno reggendo contro la devastazione dei Clippers, che sta facendo un'ottima partita. Time out e vediamo un po' questo 20-18 come si evolve. Vai Caruso, bello lì, passaggio al momento giusto di Caruso e poi un po' giocoliere. Attenzione LeBron, la palla dall'altra parte per Caruso che sembra fare un'ottima cosa. Altro assist di Miracle Man e siamo a 6 assist. Wow. Bella lì il contropiedino.
la palla dall'altra parte per Miracle Man, che... No! Spazza via ogni dubbio. Bel passaggino qui per KCP. E guardate che si abbracciano i due. Dai! Col fallo, signori, questo è un punto, un canestro importantissimo, ragazzi, perché rischia di farci andare a 29 alla fine del primo quarto, grazie a una cavolata, diciamo, cioè una roba semplicissima che però ci porta veramente ad un vantaggio importante. Ho provato a spaccare la partita con la rubata, ma non ce l'ho fatta. Qui continua a tenere duro su Smith. Attenzione. Dai. Dwight Howard, signori, Dwight. E adesso proviamo a gestircelo un attimo contro Smith, che rimane disintegrato. E poi il fallo, and one. Questa è roba che conta in una partita. Ed è Miracle Man. 38-34. Vabbè, ci sta, ragazzi, assolutamente. Palla per LeBron James, poi sgattaglielo via dall'altra parte. Questo ormai è uno schema, signori. Incredibile, il dai e vai, e lo facciamo sia io per lui che lui per me, è una cosa devastante. Oh, bello questo passaggino per Anthony Davis. Ok, andiamo. Vado dall'altra parte, ovviamente, disintegro mezza squadra e poi c'è un cambio di marcature. Sicuramente disintegrare Kawhi non è la cosa più facile del mondo, ma dare palle Anthony Davis contro, ragazzi, il povero Beverly, è la cosa più facile da fare. Andiamo anche in doppia doppia. Adesso esagerato. Oh, oh, là! Velocità. Velocità nel passaggio, nella costruzione del gioco. Attenzione, attenzione, rimbalzino di Miracle Man. Altro passaggio per LeBron James, che in contropiede non ha uguali. 54-46, non ha uguali, boh, forse Giannino. 60-51, ancora LeBron che vuole palla, gliela offriamo, poi il pump fake che frega. Mamma mia, la devastazione qui col pump fake che distrugge Beverly. La palla la vuole Caruso e gliela diamo, ovviamente. Palla per Caruso, palla per Miracle Man, il pump fake serve a poco. E allora la giriamo ancora per LeBron, faccio il giro di tutto il campo, vado qua. Che cos'è successo? From downtown, downtown. Miracle Man, crossover, doppio crossover, no, sto scherzando. Palla dentro, Anthony Davis. Smith e Miracle Man gli frega palla, signori. Miracle Man, Caruso. No. Ma perché? Kuzma. Bro, perché se sbagliavi eravamo nella cacca, eh. Palla rubata però di Miracle Man, che prova ad entrare. Non... Oh. Passa in mezzo alle persone come un lampo. Altro fallo. Quinto personale di Miracle Man. Attenzione, ragazzi, guardate i minuti, il punteggio 73-68 e i falli di Miracle Man. Non posso più rischiare. Rimbalzino di Miracle Man, che è arrabbiato per i 5 falli. Il crossover, attenzione, boom, cost to cost, devastante. Downtown Miracle Man. Attenzione Kuzma, dall'altra parte ancora Miracle Man, che prevede l'arrivo di Paul George. Allora si destreggia con questa 360 l'assist
devastante. Attenzione, perché 17 assist, è al quinto fallo, ma chi se ne frega, è devastante. Già pallone. Aveva proprio la faccia come per dire: ma cosa fai? Pensi di passare? Non ho capito, mi scusi, ma vorrebbe passare da qua? Da Jabal City. 92-85. Attenzione, teniamo duro. Fuori Kawhi ed è entrato adesso. Ma diciamo che la partita sta andando tranquillamente, non abbiamo grossi problemi, soprattutto contro la loro panchina non c'è gioco. Ma perché raddoppi così immediati? 18 assist, pochi punti, ma gran gestione della squadra. In faccia a tutti, from downtown, come si dice? Ditelo voi. Downtown, signori. Altro rimbalzino di Miracle Man, che vuole il contropiede di qualcuno che però frena. Peccato. Palla per Danny. Perfetto. Beh, partitona, dai, non si può dire niente. Effettivamente è stata una partita veramente bella. Adesso è... E la chiude così! From downtown! Downtown! Miracle Man! E finisce! 4, 3, 2, 1, bam! 122-102, combattutissima all'inizio, ma poi Miracle disintegra qualsiasi possibilità di vittoria da parte dei Clippers. Miracle e la squadra. Ricordiamoci sempre questa cosa, perché gli assist e tutto il resto dei punti li fanno anche loro. Attenzione, perché possiamo evolvere ancora il personaggio. Di poco, lo so, e in qualcosa che non ci serve più, però chi se ne frega. E a questo punto, con gli ultimi upgrade disponibili, ci si alza anche verticale, da 68 a 69, ragazzi. Abbiamo anche finalmente 93 di overall, e quindi, ragazzi, continuiamo così. Adesso ci manca soltanto da riempire questa barra della stoppata, e poi il giocatore è praticamente potenziato al massimo. Dall'altra parte, Toronto 1, Milwaukee 0. Questa è una cosa che un po' mi... non lo so, ragazzi, avrei detto Milwaukee sinceramente, però sappiamo che è la prima, quindi niente. Eccoci qui al tabellone playoff, ragazzi. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere, come al solito, se vi piace la carriera, se siete in hype per questa fase finale dei playoff, e noi ci vediamo nel prossimo video. Rispondetemi anche alla domanda iniziale. Ragazzi, veramente condividete i video, fateli girare tra gli amici, la vostra squadra di basket, la vostra squadra di calcio, quello che volete, colleghi di lavoro, compagni di scuola. Ragazzi, fate girare il canale YouTube, portiamolo in alto. Un abbraccio, un bacione, e noi ci vediamo nel prossimo video con la carriera di Miracle Man. Bella!